Stavolta vediamo un altro esercizio, continuiamo su questo discorso degli esercizi, perché è già un altro esercizio che possiamo affrontare. Ci dobbiamo arrivare un po' alla volta però. Allora, vi dico subito dove vogliamo arrivare, così avete in mente, diciamo, qual è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è questo qui. Se io prendo due rette in R3, mi pare che questo discorso già l'avevamo fatto, almeno in parte. Vabbè, non si devono per forza incrociare. Io qua lascio un pezzetto non tracciato per dire che le rette non si incrociano. Diciamo, il caso più frequente che capiterà, anzi, che le rette siano sghembe, cioè abbiano due direzioni diverse ma non si incrociano. Sto parlando di rette generiche, non di rette passanti per origine. Allora, abbiamo già accennato verso la fine della volta scorsa al fatto che in questa situazione ci sono due punti, uno sulla retta R e uno sulla retta S, che hanno la minima, che danno la minima distanza. No? Quindi la distanza della retta R dalla retta S per definizione è uguale al minimo della distanza di P da Q, tali che P appartenga ad R e Q appartenga ad S. Quindi noi stiamo dicendo in buona sostanza che questa qui è una buona definizione, cioè questi punti di minima più vicini possibile esistono, questa coppia di punti esiste. Vedremo che questa coppia sarà unica a meno di un caso particolare, quando le due rette sono parallele. Se le due rette fossero parallele, si vede già nel piano, se ho due rette parallele, ho tante coppie di punti che mi danno la minima distanza possibile dalle due rette. No? Io prendo Q1 e Q1 oppure Q2 e Q2, la distanza è sempre la stessa. L'obiettivo nostro è trovare, date due rette generiche in R3, i punti di minima distanza e la minima distanza tra le due rette. In realtà questo lo dobbiamo fare sempre, quindi sia quando le rette sono schembe, sia quando le rette sono parallele, sia quando le rette sono incidenti. Ossia quando le rette sono coincidenti, vabbè, il caso particolare di parallele. Però per fare questo, ripeto, bisogna per prima cosa andare a riesaminare per bene le equazioni parametriche e cartesiane oppure cartesiane di una retta in R3. Allora, noi l'avevamo già fatto questo, però l'avevamo fatto solo per le, se vi ricordate, solo per le rette passanti per origine. Ok? Bene. Allora, equazione generica, anzi, equazione di una retta generica in R3. Cominciamo con l'equazione cartesiana. In realtà l'equazione cartesiana è un sistema di due equazioni lineari. Allora, l'equazione
cartesiana di una lettera R3 è fatta in questo modo. Voi avete innanzitutto un'equazione a x più b x più cz uguale a d, e poi ne avete un'altra, primo x più b primo y più c primo z uguale d primo, dove il vettore a b c e a primo b primo c primo sono due vettori che sono indipendenti. In R3. Adesso spieghiamo perché. Un'equazione cosa mi rappresenta? Lo ricordate? Sto in R3. Cosa rappresenta questa equazione qua? Una sola. Ax più b più cz uguale t. Un piano. Quindi un'equazione mi rappresenta un piano. Il vettore ABC mi rappresenta il vettore normale al piano. Cioè quel vettore, se partiamo da un punto del piano e applichiamo questo vettore, tutti gli altri vettori che possiamo andare a considerare sul piano stesso, partendo, immaginate che questo sia l'origine, se il piano passasse per l'origine questo vettore sarebbe ortogonale a tutti questi vettori qua. Quando è che il piano passa per l'origine? L'abbiamo già detto anche questo più volte. Se e solo se d uguale a 0. Se invece D è diverso da 0, che cosa significa? Significa semplicemente che io ho effettuato una traslazione di questo piano. Ok? Quindi se prendo questo è il piano di equazione AX più BY più CZ uguale D, se prendo lo stesso piano passante per l'origine, ecco, in questo piano magari disegno la parte degli assi che si vede, quelli che vanno dietro il piano passa per l'origine, gli altri pezzi non li disegno perché non si vedono, e allora però il vettore normale lo devo fare in un altro, lo devo disegnare in un altro modo. Se la parte che si vede è questa qui, allora il vettore normale, vabbè, lasciamo il vettore normale disegnato come era prima, e allora facciamo che la parte che si vede dell'asse Y è questa. Ok? Questo è l'asse X, questo è l'asse Y, questo è l'asse Z. Non è che sia un fenomeno in disegno, però è a mano libera, quindi vi dovete accontentare. Ok. Quindi abbiamo un piano, se metto, questo è diciamo un piano di equazione AX più BY più CZ uguale 0, semplicemente se invece di metterci 0 ci metto D, questo piano è stato traslato, prendo un piano parallelo a quello di prima, ma non passando per l'origine. A, BC, che sarebbe questo vettore qua, è il vettore normale al piano, cioè immaginare il piano orizzontale e avere il vettore verticale passando per l'origine.
Se invece stiamo parlando del piano x più b cioè più cz uguale d, è chiaro che quello è sempre il vettore normale al piano, nel senso che se parto da un punto del piano e considero una direzione lungo quel vettore, è chiaramente ortogonale a tutte le direzioni che posso realizzare partendo da quel punto andando sul piano. Ok, quindi una equazione rappresenta un piano. Passa per l'origine se D è uguale a 0, non passa per l'origine se D è diversa da 0. Due equazioni messe a sistema rappresentano l'intersezione di due piani. Adesso, l'intersezione di due piani cosa può essere? Beh, se passavano entrambi per l'origine era per forza una retta. Regola di Grassmann. 2 più 2 fa 4, meno 3 fa 1, a meno che i piani non coincidano. Se i piani non coincidono, e quando è che i piani coincidono? Immaginate che qua ci sia 0 e 0 per adesso. Quando è che i piani coincidono? Quando ABC, A'B' C' sono proporzionali. Non devono essere per forza uguali, perché se io prendo la, che ne so, 3x più 2y più z uguale 0 e moltiplico tutto per 2, faccio 6x più 4y più 2z uguale a 0, l'equazione è la stessa. Divido per 2. Quindi, se i vettori sono proporzionali, cioè dipendenti, i piani, diciamo, nel caso passassero entrambi per origine, coincidevano. Ma se sono indipendenti, i piani sicuramente non coincidono. Se invece ci metto D e D', le situazioni si alterano in questo senso. Se i piani, quando i vettori ABC e A'B'C' erano proporzionali, cioè dipendenti, che succede? Che succede? Se D è uguale a D', i piani coincidono. Vabbè, se ABC è uguale a A'B'C' e se D è uguale a D', oppure se D e D' stanno nella stessa proporzione dei vettori, insomma, se le equazioni sono le stesse, i piani coincidevano ancora. Se viceversa, questi sono, diciamo, ABC, per esempio, A'B'C' è il doppio di ABC, ma D' non è il doppio di D, quindi le equazioni sarebbero le stesse tranne per il fatto che il termine è diverso, che significa? A cosa corrisponde questa situazione? Per esempio, prendete questa equazione qua, 3x più 2y più z uguale 1, poi prendete 6x più 4y più 2z uguale 3. Quali sono le soluzioni di questo sistema? Allora, se io raddoppio questo, sopra mi viene 6x più 4y più 2z uguale 2. Ma se questa x più 2y più 4y più 2z fa 2, non può fare 3. E quindi le soluzioni sono l'insieme vuoto. Cioè non ci sono soluzioni, non c'è un'intersezione dei due piani. E quando è che non ci può essere intersezione tra i due piani? Quando sono parallele. Quindi, se ABC e A'B'C' fossero proporzionali, mentre il vettore completo ABCD e A'B'C'D' non sono proporzionali, in questo caso, allora si tratta di due piani paralleli che mi danno un'intersezione vuota. Se invece sono proporzionali sia ABC, ABC con A'B'C', sia ABCD con A'B'C'D', allora in quel caso i due piani sono coincidenti. Ma siccome noi abbiamo detto che sono ABC e A'B'C' sono indipendenti, quindi non sono proporzionali, non possiamo avere né l'uno né l'altro. Quindi nel nostro caso si tratta di due piani che non sono né paralleli né coincidenti, che è un caso particolare. È chiaro? Quindi i piani si devono per forza incontrare. Ok? Quindi se ABC e A'B'C' sono indipendenti, questi due piani si devono per forza incontrare. Nel momento in cui si incontrano, dove si incontrano? Se io qua ci mettessi 0 e 0 si incontrerebbero in una retta,
se ci metto D e D primo si incontra in una retta che è semplicemente stata tra slack. Quindi i piani sono stati spostati, ma si incontrano lo stesso. Allora, io prendo due piani, questi si incontrano se passano per l'origine, ma se prendo questo e lo sposto, ne prendo uno parallelo adesso, ma diciamo un po' più in qua, come vedete si incontrano sempre su una retta, ok? Semplicemente la retta si sposta un po', ok? Questi si incontrano in questa retta qui, e se prendo il piano parallelo a questo si incontrano in una retta che è stata traslata. Quando li devo traslare, traslo prima un piano, perché il piano viene traslato, rimpiazzato da un altro piano adesso parallelo, e quindi l'intersezione era una retta, diventa una retta parallela a quella di prima. Poi sposto l'altro e diventa sempre una retta parallela a questa qui, che era parallela a quella di prima, quindi sempre parallela alla retta originale. Quindi questa è l'equazione generica di una retta in forma cartesiana. Sono due piani messi a sistema. Cosa mi garantisce che i piani si incontrano? Il fatto che i vettori siano non proporzionali, cioè linearmente indipendenti. È chiaro fino a qui? Benissimo. Adesso, qual è invece? Tutto questo vale perché siamo in R3. Se io volessi una retta in R4, che dovrei fare? Se partissi da R4, le equazioni avrebbero incognite in più, le equazioni lineari. Però ce ne vorrebbero tre, perché la prima equazione mi darebbe un iperpiano di dimensione 3, la seconda un altro iperpiano di dimensione 3, mettendoli a sistema si scende di una dimensione e si ottiene per piano di dimensione 2, cioè un vero piano, anche se non lo riusciamo a disegnare. Mettendolo a sistema con una terza equazione si otterrebbe un oggetto di dimensione 1, cioè una retta. Chiaro? Quindi in linea generale, se io voglio un oggetto di dimensione k partendo da dimensione n, cosa devo fare? Devo mettere a sistema quante equazioni? n-k, cioè ogni equazione mi fa scendere di una dimensione. Questa condizione che i vettori dei coefficienti siano indipendenti sarà quella che mi dice che tutte le equazioni servono a qualche cosa. Ok? Quindi se io, partendo da Rn, ho n-k equazioni indipendenti lineari, cioè di grado 1 nelle incognite, avrò alla fine un oggetto di dimensione k. Ogni equazione mi fa scendere di una dimensione, fin tanto che prendo vettori di coefficienti indipendenti. Poi, se qua ci metto tutti i zeri, l'oggetto sarà un sottospazio di Rn di dimensione k. Se qua non ci metto zeri, l'oggetto sarà un traslato, cioè quello che chiameremo un sottospazio affine, cioè non sottospazio vettoriale, ma un traslato di uno spazio, sottospazio vettoriale di Rn. Questo detto così, giusto per... però non perdiamo troppo il filo e concentriamoci su R3. Su R3 una retta io la posso rappresentare anche in un altro modo, che è quello
l'equazione parametrica. Di una retta. Scrivo in R3, questa invece si generalizza molto facilmente. L'avevamo già visto, mi pare, almeno in R2. Mi pare, però non sono sicuro perché sto facendo lezioni dello stesso tipo da altre persone. Allora, la situazione è questa qui. Voi avete il sistema di assi cartesiani ortogonali. E avete la vostra retta R. Questa retta possiede un'unica parallela che passa per l'origine. Io sul discorso geometrico insisto abbastanza poco, non vi ho dato formalmente gli assiomi di Euclide, insomma, però un discorso puramente geometrico, però sapete, almeno il quinto postulato di Euclide lo ricordate, no? Per un punto esterno a una retta passa una sola parallela alla retta. Quindi prendiamo R, o già ci passa per l'origine, vabbè, già ci passava. Se non passo per l'origine, l'origine è un punto esterno ad R, e quindi per esso passa una sola parallela, chiamiamo R' alla retta. Allora, se prendiamo un punto su R' lo chiamiamo Q. R' chi è? Sono tutti i punti, li posso vedere come multipli di Q. Quindi R' è uguale all'insieme di TQ tali che T appartiene ad R. Vedete, quando T, la X la scriviamo qua, quando T è positivo ottengo punti che vanno alla stessa parte di Q, quando T è negativo ottengo i punti che sulla retta puntano dall'altra parte. Ci siamo fino a qui? Adesso invece andiamo a descrivere R. Chi è R? Beh, fissate un punto qualunque sulla retta R, chiamiamolo P. Adesso osservate che se fate P più Q, allora, se io prendo il vettore P, un punto lo posso, allora qui ci sono due cose sottintese che io sto usando sempre e voglio dire chiaramente una volta per tutte. Prima cosa, un punto P lo posso guardare sempre come vettore, cioè come il vettore OP, geometricamente. Dal punto di vista algebrico non cambia nulla. P ha delle coordinate, per esempio 2, 1, 3. Il vettore OP viene rappresentato con le stessissime coordinate. Invece, quando parlo di P più Q, vabbè, questo è il vettore Q. Adesso P più Q, questo è un parallelogramma. Si fa con la regola del parallelogramma. E otteniamo esattamente un punto, un altro punto che sta però sempre sulla retta R, ok? Perché il fatto di sommare a P il vettore Q significa muoversi geometricamente partendo da P nella direzione parallela a R', ma la direzione parallela a R' mi individua esattamente la retta R, sempre per il discorso geometrico che per un punto esterno alla retta data c'è un'unica parallela, cioè stavolta la retta R', il punto esterno è P. Q mi dice che se vado a sommare a P un multiplo di Q, se adesso sommo invece di sommare Q faccio P più T su Q, allora, questo è per esempio 2Q, questo è P più 2Q e così via, P più 3Q, P più Q mezzi, P meno Q e così via. Allora, io ho preso R', R' è uguale a TQ. Poi ho preso un punto P dalla retta R. Poi ho detto,
proviamo a sommare alla retta, scusate, al punto P, inteso come vettore, alcuni i vettori del tipo TQ. Sommare a P Q o TQ mi dice che da P io mi sto muovendo nella direzione, nella stessa direzione di R', cioè cosa sto descrivendo? Esattamente la retta per P parallela a R', cioè la retta E. Quindi quando sommo a P Q, 2Q, TQ in generale, otterrò esattamente tutti e soli i punti della retta R. Quindi come si descrive la retta R? Tale che P è un punto di R e T appartiene a R. P è un punto, questo punto qua si chiama vettore di traslazione. Questo vettore di traslazione lo potete fissare in maniera arbitraria, cioè adesso io dovrei rifare tutto il disegno, però se invece di prendere questo P prendo, che ne so, un altro P' qua e rifaccio il discorso funziona qua lo stesso. Facciamo un esercizio, facciamo un esempio con un esercizio così si capisce meglio. Esempio. Trovare l'equazione parametrica della retta di R3 passante per 1, 2, 0 e 3, 1, 1. Allora, voi sapete che per due punti distinti passa uno alla sua retta, questo è un altro assioma della geometria euclidea. Allora, questi sono due punti di R3, per questi due punti deve passare un'unica retta. Allora, la risposta è semplicissima. R è uguale a 1, 2, 0 più T, lambda, il parametro lo potete chiamare come vi pare. Adesso cosa devo fare? Chi è Q? Per ottenere Q devo fare la differenza tra questi due vettori, quindi in questo caso mi viene 2 meno 1, 1, tale che lambda. Ok? Allora, geometricamente perché si tratta di una retta? Perché questo è un vettore fisso più i vettori proporzionali a un vettore fisso. Ok? I vettori proporzionali alla direzione. E questo mi esprime una retta. Perché questa retta qui? Perché questa, se ci metto lambda uguale a 0, passa per 1, 2, 0. Se ci metto lambda uguale a 1, passa per 1, 2, 0 più 2, meno 1, 1. Fate la somma e viene 3, 1, 1. Quindi, cerchiamo di fare bene la figura. Allora, 1, 2, 0 sta qua, sta qua. Poi, 3, 1, 1 sta qua, quindi questa retta qua fatta così, qua passa il piano, interseca il piano XY e poi non, diciamo, la faccio tratteggiata al di sotto del piano XY. Allora, questo è il punto 3, 1, 1, questo è il punto 1, 2, 0. Vabbè, qua comunque tratteggio per dire la retta continua, però
Quindi trovare l'equazione di una retta passante per due punti parametricamente è facilissimo. È facilissimo. Basta prendere un punto, uno dei due, quello che mi pare, potevo prendere pure l'altro. E poi devo prendere i multipli della direzione. Ma chi è la direzione della retta? La direzione della retta si ottiene facendo la differenza tra un punto generico e il punto che abbiamo fissato. Quindi, siccome sappiamo che sulla retta ci sta anche questo punto 3, 1, 1, se io faccio la differenza tra questo e questo, ottengo 2, meno 1, 1, che è la direzione della retta stessa. Se lo fate in R2 si capisce meglio, tanto è la stessa zuppa, semplicemente i vettori sono lunghi 2 invece di essere lunghi 3. Quindi è più facile. Ok? Oh, il problema adesso, se fossimo invece di essere in R3, fossimo in R7, che cambierebbe per avere una retta unidimensionale? Allora, prima di dire questo, quando è che questa retta passa per origine? In generale, R è uguale a P più lambda Q, tale che lambda appartiene a R, dove P e Q sono, questo è un punto fissato su R e questa è la direzione di R. Questo qui è un punto della retta e questo rappresenta invece la direzione. Allora, vediamo se avete capito. Prendiamo questo caso qui, cancello sopra perché così continuo qua. Mi saprei scrivere un'altra equazione parametrica cambiando P. Per esempio, posso scrivere meno 1, 3, meno 1, più lambda 2, meno 1, 1, tale che lambda appartiene a R, sono uguali o no? Allora, innanzitutto le due rette hanno la stessa direzione. Come faccio a vedere se sono uguali? Basta vedere se a questa retta appartiene questo punto, per esempio. Se io metto lambda uguale a 1, qua mi viene 1, 3 meno 1 fa 2, meno 1 più 1 fa 0. Quindi se qua ci metto lambda uguale 2, mi viene 3, 1, 1. Quindi insomma la retta passa per la stessa coppia di punti che per cui passava in precedente. Per una coppia di punti distinti passa uno e una sola retta, quindi la retta è la stessa. Cosa ho fatto? Cosa ho cambiato qua? Lo faccio un disegno in R2 che è più facile. Cosa ho cambiato qua? Questa era la retta passante per origine. No? Allora, qua c'è P, questa è Q, questa è P più Q. O TQ. Lambda Q. P più lambda Q. Invece di partire da questo P, posso partire da un altro P. Per esempio, posso prendere come P questo? Certo. Al variare, se invece di prendere quel P di prima ne prendo un altro, vedete che quando vado a effettuare la traslazione con P, questo è P, questo è P più Q, questo è P più lambda 2 Q, questo è P più lambda 1 Q. Funziona uguale il discorso, semplicemente
Il vettore di traslazione è un arbitrario punto della retta. Cioè, io sulla retta R mi scelgo un punto qualunque e lo uso come vettore di traslazione. Posso riscrivere questa equazione? Qua ho voluto cambiare P. Posso riscrivere la stessa retta con un'altra equazione parametrica cambiando Q? Sì, però stavolta il cambiamento è meno appariscente. Per esempio, se scrivo così, la retta è sempre la stessa. Cioè la direzione è quella sostanzialmente. Deve individuare la retta. Cioè due direzioni sono, individuano la stessa, diciamo, appartengono alla stessa retta, stesso così, sono proporzionale. Quindi se qua invece di mettere 2 meno 1 1 ci mettevo 4 meno 2 2 andava bene uguale, se ci mettevo 1 meno 1 mezzo andava bene uguale. Invece come vettore di traslazione posso usare un qualunque punto della rete. Oh, qualcuno, a qualcuno dà fastidio il fatto che qua ho usato sempre lambda e lambda. Qualcuno sicuramente dà fastidio questo fatto. Nel senso che se io metto lambda uguale a 1 qua, uguale a 1 qua, uguale a 1 qua, vengono punti diversi. Ma io non sto dicendo che quelli sono uguali per uno specifico valore di lambda. Sto dicendo che al variare di lambda in tutto R, questi punti spaziano tutta la retta R, piccolo, qua lo stesso e qua lo stesso. È chiaro che se vado a uguagliare, se questo lo chiamo, qua ci metto mu invece di lambda, e questo punto chiamiamolo P lambda, questo punto chiamiamolo di primo mu, è chiaro che per esempio se vado a uguagliare P primo mu è uguale a P lambda se solo se a mu è uguale, allora se lambda è uguale a 0 mu deve essere uguale a 1, quindi se mu deve essere uguale a lambda, in generale a lambda più. Qua ci metto nu, questo lo chiamo P secondo nu. È chiaro che P secondo nu è uguale a P lambda se solo se adesso nu è uguale a un mezzo di lambda più. Se andate a fare i conti. Però questo non mi importa, cioè al variare di quei parametri lambda, mu e nu, tutte e tre quelle equazioni mi spazzano questa retta qui. Mi spazzano, vabbè, scusate, era la retta che stava, era quella in R3, quindi la retta che stava sul disegno. È chiaro? Bene. Oh, ci ho perso un'ora, eh? Quindi mo, non voglio, ve lo potete, diciamo, il ripetere eccessivamente le cose poi invece di chiarire le idee oltre un certo limite le può confondere, quindi io qua mi fermo su questo discorso e se avete ancora dei dubbi ve lo rivedete su web fino a che non l'avete capito, poi quando l'avete capito vabbè, diventa tutto facile. Adesso invece dobbiamo andare a vedere come passare dalle equazioni cartesiana a quella parametrica, ed è facile, come passare dall'equazione parametrica a quelle cartesiane, che è altrettanto facile, però diciamo c'è più arbitrarietà, a volte il problema dell'arbitrarietà è un ostacolo, cioè praticamente ce l'avete presente il problema dell'asino di Buridan,
non conoscete questa cosa. L'asino di Buridano, mai sentita questa cosa? Allora, l'asino di Buridano aveva davanti due cumuli di fieno, due, diciamo, mucchi di fieno che poteva mangiare. Il problema è che i mucchi erano esattamente uguali, lui stava esattamente in mezzo, la situazione era esattamente simmetrica e lui non aveva era molto in dubbio sul mucchio da mangiare per primo. Come posso fare a scegliere tra il mucchio A e il mucchio B? Perché non vedeva possibilità di scegliere. È tutto qua, perché devo scegliere A invece che B? E si consumò in questa incertezza e alla fine morì di fame perché non sapeva da quale mucchio iniziare a mangiare. Guardate, è un problema più serio di quello che pensiate. È un problema più serio di quello che pensiate, soprattutto in informatica. Se in informatica tu devi a un certo punto devi istruire una procedura su come andare avanti, se trova semplicemente questa procedura due condizioni, come ad esempio trova il mucchio A e il mucchio B, deve poter distinguere in qualche modo per poter dire inizia da A, se no come fare? Cioè voi per poter andare avanti in un programma fate se qualcosa allora fai questo, se qualche altra cosa, se quello verifica esattamente le stesse condizioni, delle condizioni assolutamente simmetriche per cui voi non riuscite a trovare un criterio che distingua A da B, siete in difficoltà, non riuscite a dargli l'istruzione mangia prima A e poi B, oppure fai prima il sottoprogramma A e dopo il sottoprogramma B, è chiaro? In questi casi in informatica se ne esce usando una funzione interna al computer che è la funzione random. Dice tira un numero a caso, lancia la moneta. Se la moneta, poi non è così perché quella è una funzione pseudo casuale, ma comunque se diciamo la moneta mi dà testa, faccio prima, se no faccio prima. Chiaro? Uno dice ma io glielo dico in ogni caso, fai prima l'uno e poi l'altro, ma ci sono dei casi in cui effettivamente, per esempio, io voglio che se ripeto mille volte il programma non inizi sempre da A, e per cui diventa complicato. È un problema più complicato di quello che sta. Comunque, adesso ci facciamo 5 minuti, ma proprio 5 perché la prima volta è stata un po' leggera, di pausa, e poi facciamo come passare da un'equazione all'altra.